Certi ragazzi sono necromante. Benvenuti a questo primo episodio di questa maratona che ho deciso di fare su Skyrim. Eh sì, siamo tornati su Skyrim dopo 30 anni. Siamo sempre qui al palazzo e dobbiamo seguire un attimo il re, noi lo Yar, per parlare con il mago Farengar che ci dirà la missione. E comunque dovrei fare un po' piano per il fatto che sono le 2 e un quarto di notte, ma non ci interessa. Fornisci tutti i dettagli. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? No, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina, in ovviamente, cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Beh, dove devo andare? Cosa devo fare? Subito al sodo, eh? Niente chiacchiere inutili, così mi piace. Lasci questi dettagli a chi se ne deve occupare, giusto? Giusto. Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle cascate questi. Si tratta di una pietra del drago. Dovrebbe portare una mappa di tipo di una cosa che possa esserci utile. Verrò al tumulo delle cascate tristi con te. Lo Jarl non è un uomo così, e a pensarci bene, naturalmente Jarl un bambino. A quanto pare mi hai trovato un'assistenza e niente male. Sono certo che ti darà una bella mano. Se avrai successo avrai una ricompensa. Wytran ti sarà debitrice. Ok. Allora, mappa. Che è qui. Che è lo stesso luogo in cui dobbiamo andare anche a recuperare l'artiglio dorato che avevamo sentito parlare nel precedente episodio di Riverwood. Di Riverwood. Quindi andiamo a Riverwood. Ah no, aspetta, prima devo uscire di qui. Andiamo a Riverwood col viaggio rapido e poi ci avviamo per il coso, là, il dungeon. Mi dispiace che abbiamo fatto solo 2 episodi di Skyrim, solo per il fatto che Skyrim è un po' problematico da fare. Non ho voglia di spiegare, quindi vi arrangiatevi. Comunque sono felice, non che stia iniziando la scuola, ma del fatto che ora abbiamo 10 iscritti, quindi no, veramente. Una settimana prima eravamo a, che quanti erano? 7 iscritti, tipo, o 6, e poi puff, 10. Sono felice. No, non so chi si sia iscritto, perché non si sa per quale oscuro motivo la maggior parte di iscritti non vuole far vedere chi è. Ma a me non me ne frega, basta che vi iscrivete. No, ok. Spero che vi piaccia Skyrim, perché ho deciso di fare la maratona su questo. Oh mio Dio, poi se ricevo commenti e non mi piace, cambio la maratona. Mi dite voi su cosa voleste la maratona. A me piace Skyrim, ho deciso di fare un po' di episodi di Skyrim, cavolo. Allora, è in quella direzione. Salta. Ok, è inutile. È su sta montagna? Mi sa di sì. Però sinceramente io preferisco il giorno, ragazzi, in Skyrim. Perché la notte ho paura. No, non sto scherzando, ho paura di notte. Anche perché da quel che so di notte si trovano molto più spesso tipo ragni giganti nei boschi, nelle paludi, da quel che so. Ok, è un po' più luminoso. Aspetta. Muovi, ok. Mi piace solo che piove, ma vabbè. Oh, la pioggia, ce la teniamo. La vogliamo bene. Allora, la strada è quella giusta, sì. Non la per di qua. Facciamo parkour. Facciamo Assassin's Creed. Spero vi stia anche piacendo la serie di Assassin's Creed, anche quella di Batman e anche quella di Battlefield, anche se di Battlefield in realtà ho fatto 4 episodi, ma non ci interessa, erano molto intensi. Qui c'è un obelisco strano, una rovina. Non è quello là, mi sa. Vero, più avanti, no? Sì, più avanti. Quella è una specie di torre strana, a caso. Comunque ragazzi, dopo che avrò fatto questa missione, non pensate che io sia così idiota da fare
No, cioè, non pensate che io sia così idiota da fare sempre la storia. Infatti dopo questo dungeon e aver completato i miei sogni e aver riportato anche l'artiglio dorato al tizio di Riverwood, aiuterò la gente che c'è in città di White, nella città di White, nel feudo di White. Ecco, siamo arrivati. Che fastidio avere il vigore così che si consuma così velocemente, perché sono abituato a giocare molto la mia slot. Sei serio? La magica mi scende così velocemente. Che schifo. Seriamente. Come facevo a vivere all'inizio di Skyrim? Beh, con le armi. Beh, allora, sentite, io c'ho delle armi. Ecco. Preferisco io le armi quando ho poca magica. Oh, sono utile. Guarda, che arrivo là e ti do un'accettata in testa. E ti ho mancato miseramente. Da, muori. Oro. Ok. Entrate di qua. Credo di sì. Sì, è di qua. Siamo bassi perché mi piace fare il furtivo. Tempio delle cascate tristi. Se non riesco a completarlo tutto qui, lo farò nel prossimo episodio. Spero non sia così lungo, non mi ricordo quanto è lungo. E comunque, ciao. A caso. Ho detto che io sono un negromante? No. Ma chi se ne frega. Andiamo. Qui c'è un topo morto. Lì c'è della gente che andiamo a uccidere. Qui c'è sempre gente morta. Ricordatevi, Skyrim è il gioco della morte. Trovi gente morta, morti viventi. Ma sei morto? Mi dispiace. Non mi lanciare frecce addosso. A me non piacciono le frecce. Assegniamo le cose. Quanto è stato facile. Ametista, oro, pozione della mano. Questo me lo prendo che poi lo rivedo. Wow, mamma mia! La brutalità e la cattiveria di quest'uomo. Allora, mappina mappetta. Qua c'è l'artiglio e qua c'è la pietra del drago, ok. Andiamo. Verso l'ignoto. Stiamo attenti che di solito nelle catacombe si trovano sempre trappole. Questa è la prima e non credo che ci siano chissà che trappole. Io per esempio prima stavo facendo un dungeon e mi sono ritrovato 3000 frecce che mi sparavano addosso e 3000 cose che mi andavano addosso e 3000 chi che mi andavano addosso perché attivavo le trappole. E non avete capito niente, perché ho detto cose, chi. La direzione giusta, sì. Sì, la direzione giusta. Sono troppo figo per fare la direzione sbagliata. Non è vero. Ma dettagli. Ci aggiriamo di soppiatto in punta di piedi. Di piedi? Con la N. Piedi. Non piedi. La mia grammatica è scarsa. Ragazzi, abituati. Io parlo male per il semplice fatto che è estate. Durante l'estate io la grammatica non la uso perché non vado a scuola. È la cruda verità. Si può dire la cruda verità? Si dice la triste verità, ma anche è la cruda verità. Vabbè, non me lo ricordo, ciao, la grammatica non è il mio forte. Neanche la matematica. In realtà io in matematica sono bravo. Potremmo anche smettere di parlare delle mie materie. Ma no, ma dai. Quello ci siete tu lì. Visto le frecce che mi lanciano addosso? Dovrebbe essermi grato perché l'ho salvato, perché sarebbe morto per le frecce. E mi prendo la torcia perché io posso. Ah, questo è uno dei soliti enigmi che troveremo nelle varie catacombe, che è da girare vari simboli, come strano. Allora, il primo simbolo è il serpente, il secondo è il serpente e il terzo quella specie di delfino strano. Quindi serpente. Serpente,
È delfino. Strano. Ok, ce l'ho fatta. Pensavo che fosse sbagliata perché magari si era girato il coso, in realtà allora era quella specie di strano uccello. La musica intanto inquieta la gente. Ma avete notato che la maggior parte dei giochi in cui si può prendere paura, si prende paura anche solo per il fatto della musica che inquieta la gente? Io le frecce sinceramente le prendo, non si sa mai. Poi lascia stare che con i draghi e le frecce, ma lascia stare che te lo dico, quei draghi e le frecce servono sempre. Sempre. Perché ci sono quei draghi bastardi che arrivano e rimangono in alto, in aria. E non scendono mai. Ma a volte arriva il punto in cui scendono. Ok, chi è che mi sta vedendo? Me lo spiegate? Ah, questo qui. Ok, possiamo andare. Allora. No, aspetta, questa è una pergamena. Interessante. Tanto io le vendo sempre, le pergamene. Sono inutili. Cioè, fanno un attacco potentissimo, ma è meglio venderle. Hai i soldi, scusa. Ragiona. Ho sentito qui. Ah, è il tizio che devo salvare poi. Cioè, adesso, quasi. È tipo un tizio intrappolato, mi sembra, da ragni giganti che a me piacciono. Sì, infatti, ragni giganti. Ma che schifo. Oh cavolo, mi sono appena ricordato di una cosa. Nella mia slot normale io sono un argoniano e gli argoniani hanno il bellissimo fatto di non poter essere avvelenati, tipo, no? Ora sono un imperiale. Ora sì che posso essere avvelenato, ma non credo che ci sia una cura per il veleno in realtà. Credo. Oh, è morto. Ragazzi, siamo arrivati al livello 2. Wow, che figo. Io sono nella mia, sono già al livello 3750. No, che schifo, meglio non guardarlo. Adesso vi spiegherò, vi farò vedere la bella cosa. Ogni volta che arriviamo a un nuovo livello, possiamo scegliere di aumentare una cosa: salute, vigore o magica. Io in questo caso aumenterò la magica perché sinceramente è utile. Ecco, guardate, allora praticamente ogni abilità ha la sua costellazione. Queste sono le costellazioni del mago. Come vedete lì dietro c'è la nuvolotta del mago. Queste sono quelle del guerriero. E poi ci sono quelli del ladro. Allora, io farò una cosa. Sì, farò questo. Perché è la cosa più buona che devo fare. La forgiatura. Perché, sinceramente, io in realtà sono già avanti. E sto per arrivare... Io sono alla forgiatura orchesca nel mio. E sto per arrivare alla forgiatura dell'ebano. E comunque ditemi se ogni tanto volete un episodio sulla mia personale. Anche se sono un bel po' avanti. Ho fatto un casino di roba sulla mia. Sulla mia. Perché esiste mia. Ma se io vado sopra sto coso si apre, no? Ma dove si va là sotto? Non riuscire da qui. Ho capito. Ce l'hai fatta. L'hai ucciso? Sì. Sì, l'artiglio. So come funziona. L'artiglio, i simboli, la porta della sala dei racconti. Ha tutto senso. Ma io non capisco un cazzo. Fammi scendere e ti mostro come. Puoi credere a quanto potere in Orda mi hanno nascosto lì? Mi sembra forse che possa muovere. Prima devi liberarmi. Lo so che ti devo liberare. Stavo scherzando. Sta cedendo. È già ceduta. Idiota, è libero. E mi dice sta cedendo. Cos'è? Aspetta. Ma la strada dietro di me? Perché adesso morirai. Lo so già. No, aspetta. Ok. Mi ero confuso un attimo, non capivo. Idiota. È già morto, sto idiota. No, che cavolo, ma muori.
Sì, passo per passo. No, ancora nemici nelle palle. La proagine, devo prendermi una pozione. Boom, boom, anche qui. What the? I bellissimi bug invisibili. Ho ucciso un tizio, ma in realtà non l'ho toccato, ma vabbè, è fine. Ecco, l'artiglio dorato, il diario, che mi leggerò. Ovviamente non lo leggerò veramente. Farò semplicemente così perché così me lo conta. Ditemi se volete che io vi leggo i vari diari delle varie missioni secondarie o anche primarie. Ma di quella strada giusta? Boh, è una strada secondaria, però è piena di morti viventi. Infatti questo è vivo. Cioè, è vivo, parliamo. Ma barbone sei. Sei un barbone. Questi sono i Draugr, che sarebbero tipo morti viventi zombie. Una specie. Sì, piano col tavolo. Se arriviamo al livello 3 e facciamo due livelli in un unico video, sarebbe bello. Aspetta che quello sta morendo. No, ho preso la spada, non vedo la spada. Ok, già che ci sono mi prendo un attimo una pozione, me la bevo, perché io posso. Ce n'è un altro, mi sa. Infatti, sto rompibalde qui. Uffa! Che verso era? Io mi domando però se la strada giusta è questa. Io non lo so, ma ci riuscirò. Ok, sono un pro. Quelle cose non le potrei ancora fare, quelle cose con le asce. Perché dovrei avere una roba speciale, ma io le faccio lo stesso perché posso. Ok. Stiamo per giungere fra 9 minuti al termine dell'episodio, almeno credo 9 minuti. Ah, sti barboni. Ancora! No, no, io non ho niente contro i barboni però in realtà. Ma io sono un fan dei barboni. Best barboni e sto morendo, sto morendo. Perché ho preso una pozione della magica? Non lo so. Soldi. Imparate, io sono uno di quelli di gente che controlla tutto per prendere i soldi. Ditemi se vi dà fastidio e controllerò sui cadaveri. Perché di solito controllo tutti gli screen esistenti per il fatto che ci sono i soldi. Stiamo arrivando alla fine della strada. Non salvatarti. Come cavolo parlo? La mia grammatica è bellissima. Stiamo per arrivare in un punto strano. Non è vero, non so dove stiamo andando. Dove stiamo andando? Non lo so. Puoi promettermi che tornerò? No, e se lo farai non sarai più come quello di prima. Che cos'è? Lobby. Ok. Boom. Dimmi che da usare il grimaldello? No. Però mi ha dato grimaldello. Grimaldello. La catenina va tirata e la porta si aprirà. Verso Skyrim. Si andrà. Aspetta, praticamente si unisce a tutt'uno, sì. No. Oh sì, aspetta. Beh sì, si sta unendo tutto, si sta collegando. Quindi facevo prima a tornare indietro, poi non lo so, ma non tornerò indietro per scoprire se c'era qualche mostro o qualcosa. Pensi farò una cosa che nessuno ha mai fatto. Andrò avanti. Altro ragazzi, io ho visto 3000 youtuber che facevano Skyrim e dopo 3 o 4 episodi smettevano. Io non sono uno di questi, lo dico. Skyrim è uno dei miei giochi preferiti, non lo smetterò mai di fare. Finirò tutte le missioni, continuerò cazzeggiando. Furtività.
E vai, siamo a livello 3. Sì, all'inizio si livella in un modo facilissimo, salute. Ma non posso farlo. Allora, cosa potrei fare? Cosa potrei fare? Qualcosa di utile del tipo scassinare. Adesso scendiamo piano piano e facciamo i cattivi imbrogliando invece di fare la strada giusta. Ragazzi, io ve lo ripeto, come al solito, se la telecamera si scarica prima del video mi dispiace. Però succede. Io dovrei andare davanti di qua. Mi sa di sì, allora andiamo. Zitti zitti, nessuno si è accorto di niente, nessuno si è accorto che abbiamo fatto l'ezio uditore saltando dall'alto. Ah, comunque ragazzi, sto facendo il primo Assassin's Creed per il fatto che io li voglio fare tutti, uno dopo l'altro. Qui cercherò di fare il primo e tutti i primi velocemente, prima di arrivare al quarto che faremo con calma. Poi prenderò la Play 4 per Natale, forse. Ma sulla Play 4 non sapete cosa comprerò. Una sera sorpresa. C'entra Ender of Scrolls, ma sarà sorpresa. Sto morendo. Guarda! Sempre sti bug visivi che io lo colpisco, ma in realtà non lo colpisco. Sto basso per sicurezza perché non voglio farmi notare, anche se in realtà mi faccio sempre notare per il fatto che l'armatura pesante fa rumore. Ma appena livelleremo un po', potrò fare un potenziamento che se io l'armatura fa meno rumore e siamo più silenziosi. Dobbiamo essere silenziosi. Ok, siamo già quasi arrivati, però mi sa che questo video sta giungendo purtroppo al termine e quindi di salutarvi adesso, ma andrò avanti e se si scarica prima la telecamera mi scuso. Sento rumori. Ok, sono quelle le solite lame, infatti. Ma così non vedo un cazzo. Aia, ovviamente io mi becco tutto, ovviamente sta uscendo un morto vivente. E ovviamente io mi berrò una pozione. Mi sono illuminato, ma tu non mi hai visto. Boom! Ah, assumo un bacio. Ok. L'altro c'è? Che altro nemico c'è? Oh! Ah, eccoti, ciao. Ancora? Chi è che mi vede ancora? Mi dice che non ci sono nemici, come fa a vedere un nemico se non c'è? Ma chi è? Ma dove sei? Ah, eccoti, ciao. Vai là? Tutto bene, famiglia, lavoro. Ah, interessante. Sì, è successa la stessa cosa pure a me. No, non è vero, io non soffro di pancreas. Sto sparando cavolate a caso perché stiamo giungendo alla fine purtroppo di questo video. E siamo alla fine del dungeon. Avrei sperato che il video finisse proprio alla fine. Ma purtroppo finirà prima, sempre se non si scarica la telecamera, mancano 2 minuti e mezzo. Ah, spero di riuscire a farvi vedere un attimo come funziona qui, che sarà quasi in ogni dungeon. In quasi ogni dungeon ci sarà l'artiglio. Noi dovremo guardarlo. Per esempio qui è gufo, coso strano, orso. E dovremo riprodurre qui. Gufo, coso strano, orso. Ok. E poi dovremo mettere l'artiglio che attiverà la porta. E sono le 2:40 di notte. Yeah! E poi registrerò altri 2 episodi. Yeah! Perché a me piace pre-registrare gli episodi prima. Infatti oggi non mi ricordo, è il 28 mi sembra, ed è uscito il
il nono episodio di Batman. Era il nono? E mi sto pre-registrando gli episodi che dovrò far pubblicare ogni giorno, perché ve l'ho promesso sta maratona. E la farò. Siamo nell'ultima sala, ma manco un minuto. Allora io vi saluto, anche per il fatto che a breve impareremo una cosa che a me piacerà un sacco, che è il simbolo universale di Skyrim. Comunque, con questa immagine della sala e con il menu, io vi lascio. Ci vediamo al prossimo episodio, dove troveremo l'artiglio. No, l'abbiamo già trovato, che cavolo dico. Dove riporteremo l'artiglio durato al tizio. Prenderemo anche il coso, la pietra del drago. E poi, se c'è tempo, se avanzerà tempo, aiuteremo la gente di Whiterun. E poi in quello dopo credo che andremo a combattere il drago. Io vi saluto. Spero vi stia piacendo questa serie, anche se è appena il terzo episodio, ma vi saluto, spero vi stiano piacendo le altre serie. Iscrivetevi, mettete mi piace al canale, solo se volete, e condividete. Solo se volete, perché io non faccio come gli altri youtuber. Sto semplicemente cazzeggiando perché mancano tipo 25 secondi. Quindi un momento di pausa momentanea. Ancora un momento. E che non voglio stoppare prima, capite? Perché non c'ho palle. Ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ci vediamo al prossimo episodio.